Allora, io faccio due rette. Allora, manca qualcosa qui. Le linee tratteggiate, perché altrimenti se non faccio le linee, che sono queste? Bravissimi. Allora, devo fare il tratteggio. Fatelo anche voi sul quaderno. Mancano le lettere che indicano le rette. A questa qui e B questa qui. E qui ci metto il punto P. Il punto, no, non è un, sì, è il vertice di questi due angoli. Vediamo se vi ricordate questo. Quest'angolo qua e quest'angolo qui, come si chiamano? Angoli opposti al vertice, perché si trovano dai lati opposti rispetto al vertice, che è questo qui. Anche questo e questo sono opposti. E come sono tra loro? Congruenti. Ok? Allora, quando due rette si incontrano, io forse ve l'ho detto, come si chiamano? Bravissimo. Allora qua metto rette incidenti. Infatti due macchine che si urtano. Immaginate che percorrono due rette che si incontrano. Che succede? Si scontrano. Allora, questi due angoli, questo qua che tipo di angolo è? Acuto, ottuso? Com'è? Acuto. Vedete che perché è minore di 90 gradi, anche questo qua è un angolo acuto, invece questi due sono due angoli ottusi. Allora, questo caso che vi ho fatto io adesso è questo. Rette incidenti. Se io metto le rette così, sono sempre incidenti, però oltre a essere incidenti come sono? Perpendicolari, cioè formano quanti, angoli, tutti quattro angoli di 90 gradi, retti. Allora io faccio qua un altro disegno, questo lo sposto. Allora, queste qua si dicono rette, chiamiamole sempre, allora queste le abbiamo chiamate B, queste le chiamiamo C e D. Questo lo chiamiamo punto T. Queste sono rette perpendicolari. Allora, io per far capire che questi sono quattro angoli retti, faccio così. Cioè, questo vuol dire che ogni angolo di questo è 90 gradi. Ok? Però qua dovrei scrivere anche rette parallele, no parallele, rette incidenti. Anche queste sono incidenti. Queste qua, immaginate che una macchina va così. Una macchina va così, queste a un certo punto fanno così. Incidente. Incidente. Fateci caso, questi sono anche due segni matematici. Questo è un più e quello è un per. Quindi quando il per è, quando pensate al per sono incidenti e basta. Quando c'è il più sono incidenti e perpendicolari. Allora, guardate ora che faccio. Faccio una retta così. Se è venuto male, chiamiamola A, la retta A. Poi faccio un punto qui che chiamo P. Se io sono una persona che sta nel punto P e devo andare verso la retta, voglio fare il percorso più breve. Vado così, così o così? Così, no? Cioè, queste due le devo cancellare. Allora, questa, cioè se io voglio andare lì, non è che vado in diagonale, vado così. Se io voglio misurare la distanza da me alla parete, non metto il metro così, lo metto così. Vado dritto, cioè questi due angoli devono essere di 90 gradi.
La distanza da P al punto S si chiama distanza. Un attimo, lo scrivo prima. Distanza di cosa? Del punto P dalla retta. Dalla retta S, A. Questo qua però cancelliamolo questo. Facciamo i due punti gialli. Questi sono 90, 90. Se questa è la retta e questo è il punto si trova qua. La distanza di questo punto dalla retta è questa. No, questo. Questo qua. Ok? Così. Se questo è il punto. Se io faccio così e poi guardate che faccio, invece di scrivere un'altra retta, la copio, faccio così, poi faccio così. Però queste due non sono più perpendicolari, anzi non si toccano neanche. Sono come... Allora, in questo caso le rette, infatti possiamo mettere anche il titolo. Rette parallele. Allora, praticamente queste qua non si incontreranno mai neanche all'infinito. Cioè, io posso camminare sempre, non si incontreranno mai. Infatti, c'è la battuta che due rette parallele sono tristi, perché non si incontrano mai. Ok. Quindi qua possiamo fare due vignette. E quindi invece di mettere le lettere mettiamo le faccine.